Salve a tutti da Jazz Luca del forum Autorobot.it. La linea Cyberverse di Transformers Dark of the Moon presenta alcuni dei veicoli che si vedono nel film della trilogia di Michael Bay. Ad esempio, l'Orbital Assault Carrier, accompagnato niente meno che dal Legion Starscream. Starscream in questa versione, anche se piccolino, è nettamente superiore al pari classe del giocattolo del primo film, il quale poverino sembra passato, come vediamo, sotto un rullo compressore. Questo Legion, anche se appunto piccolino, è in scala con il Commander Blackout. Anche se magari sfigurano un po' in confronto al Commander Megatron. Dicevamo, è davvero ben fatto, molto somigliante al personaggio, come vediamo in confronto quindi con il Deluxe, a parte forse le ali qui dietro i fianchi che stonano un po', ma sono fisse. La trasformazione è carina, semplice, è alquanto snodato come vediamo grazie alla trasformazione. Con tanto di ball joint anche sugli alettoni. E anche se la trasformazione dell'originale del primo film era simile anche se rovescio. Rispetto al primo, che aveva anche questo orribile foro qui al centro dell'aereo, rispetto al Legend del primo film, è più grande e anche come proporzioni più realistiche. Inoltre rappresenta i famosi tatuaggi comparsi dal secondo film in poi. Passiamo ora al pianoforte. Questo aereo cybertroniano pilotabile, l'Orbital Assault Carrier, che dicevamo compare nel film e questo stormo di veicoli, di aerei, scusate, che è protagonista durante l'assalto dei Decepticon che mettono a ferro fuoco la città di Chicago. Nel film si vede come tutti questi veicoli hanno i razzi che si muovono, così come le armi di cui sono dotati. Anche se alla fine quest'arma è fissa, mentre questa non solo è mobile, ma si può staccare diventando un'arma impugnabile sia dai MechTech Deluxe Voyager in su, sia che dai Legion grazie a questa spina. Il veicolo è dotato di spine per le suddette armi dei Cyberverse e dei robot Cyberverse, anche qui all'interno. E dicevamo, somiglia molto alla versione cinematografica, tanto di Oblò anche se non è funzionante, e può pilotare, ci possono alloggiare al di sotto, nel carrello di sotto che si può aprire, veicoli normali, Legion sempre, o anche Starscream stesso, anche se purtroppo, vista la sua forma, va messo al contrario rispetto al senso di marcia. Decisamente splendida la pittura della parte superiore con un grigio sporco che dà un bellissimo effetto al modellino. La seconda modalità è quella di postazione da battaglia, che si ottiene semplicemente alzando la parte centrale, magari alzando anche i cannoni. Postazione da battaglia, dove si può staccare anche il laser qui, il lanciamissili, e metterlo su questi fori, sopra i razzi. Postazione di battaglia dove Starscream Legion comanda, magari anche seduto, come se fosse un trono, e in effetti sembra proprio un trono. Postazione di battaglia che si può agganciare tramite questi
queste connessioni qui alle altre basi, alle altre 7 basi del Cyberverse. Da notare anche i dettagli interni. Sembra quasi una spina dorsale. Terza e ultima modalità è quella di portaerei volante. Che per chi conosce i fumetti Marvel ricorda così concettualmente l'Elevable Shield. Come vediamo, questi razzi sempre mobili. Ah, e questi ganci sono quelli adatti per mettere le armi, le cosiddette quel gancio C-joint a forma di C, da 2 anni a questa parte presente in svariati modellini di Transformer. Anche qui abbiamo fuori sempre per le armi MechTech, Cyberverse, scusate. Questa portaerei, molto belli anche i dettagli. Portaerei volanti che ospita anche più di un aereo Legend e Legion. Sotto possono starci magari ancora i veicoli. E che dicevamo, ricorda moltissimo un set MicroMaster della G1 Flattop, dove vediamo il pilota Decepticon che è al comando di questo aereo, aereo che diventa esso stesso una portaerei. Molto bella, insomma, la citazione a questo set MicroMaster, dove il Cyberverse sembra appunto, come linea, citare i MicroMaster. Inutile dire anche che Flaptop stesso diventa l'aereo che pilota, dove si aggancia alla portaerei originale del G1. Tocco di classe, tocco finale, ciliegina sulla torta, chiamiamola come vogliamo, la confezione che presenta all'interno un set, un diorama che rappresenta appunto la città di Chicago, mezza distrutta dalle forze di Decepticon. Ecco qua, dove poter mettere in esposizione questo set, questo veicolo molto carino. Decisamente consigliato sia per la presenza e il carisma del veicolo stesso che compare nel film, ecco qui, sia per il Legion stesso Starscream, che è molto carino, davvero bel fatto, anche se piccolino in quanto Legion, però merita davvero. Saluti e alla prossima recensione.